Coppa America tutti dicevano, per fortuna non c'è. Oh. Dice, ma io credo che, dice, si sarebbe stato, sarebbe diventato il miglior calciatore della Coppa. Ma guarda, io lo dico francamente, io non ho visto molte partite di Coppa, però insomma il livello non è stato stratosferico. Guarda, io penso il contrario, nel senso che il Brasile l'ha vinta probabilmente proprio perché non c'era lui dentro lo spogliatoio, perché poi in un torneo che dura un mese diventa un fattore decisivo, quindi un elemento disturbante è chiaro che diventa complicato, poi insomma gestirlo in una fase in cui il problema principale che c'è è quello di trovarsi l'altra squadra. Cioè, secondo me il Brasile gli ha detto gran bene che gli è saltato Neymar durante il torneo. Sono d'accordo anch'io. Sì. Ma a questo punto, Giussi, noi ci abbiamo, oggi sono uscite, allora mettiamo un po' di ordine. Sport dice che il Barça è alla finestra e che sostanzialmente la cosa che se proprio il Paris Saint-Germain dovesse venderlo, darlo via perché proprio non riesce a tenerlo lì nello spogliatoio, e come diceva Giovanni, non perdendo la faccia, perché non hanno bisogno di denaro, non possono fare minusvalenze, però non possono perdere la faccia davanti al mondo, addirittura Sport, ma mi sembra poi una cosa molto complicata, dice che il Barça sarebbe disposto a pagarlo l'anno prossimo, cioè fare un'operazione alla Inter, per capirci, cioè una cessione, esattamente una cessione con obbligo di riscatto a 200 o anche a 250 milioni, però il Barça li deve mettere a bilancio al 1° luglio del 2020. Mondo Deportivo dice che invece il Barça proprio non ce lo può prendere, perché l'azienda, che sarebbe il Ministero delle Finanze, chi è da noi? Il fisco, l'Agenzia delle Entrare. L'Agenzia delle Entrate, cara Giussi, che tu hai dovuto penare in queste settimane. Non per cose sue, ma perché per evasione doveva registrare lo statuto e l'atto costitutivo della Vegna di Napoli, esatto, all'Agenzia delle Entrate. Pensano che io faccio qualcosa. Esattamente, la semplice studentessa universitaria. E dicevamo, invece il Mondo Deportivo dice: guarda che azienda, cioè il fisco spagnolo ha chiamato il Barça, guarda, e questo ci deve dare 35 milioni di euro. Appena arriva, la prima cosa che gli levamo sono 35 milioni. E sì, quindi il Barça, secondo Mondo Deportivo, altro che alla finestra, dovrebbe averla chiusa sta finestra. Ma sì, altri giornali. Anche perché la denuncia che Sport diceva che Neymar avrebbe tolto pur per far capire che voleva tornare, la denuncia è ancora lì, la denuncia per il bonus, oltretutto sta ancora lì, brava. Qui rischiamo, se noi perdiamo questo questo caso, il Barcellona dovrebbe dare a Neymar 30-40 milioni, se non sbaglio, dicevi Alberto? Siamo su quelle cifre lì. Altri giornali spagnoli dicono che questa è un altro tradimento a Messi, perché commentano che ha chiamato a Florentino Pérez e chiede giocare nel Madrid, anche se Zidane non c'ha nessuna voglia di averlo. Neymar, dici? Sì, Neymar. Ma io però penso che Real Madrid appesa a Zara e non può prendere Neymar. Allora, questo aspettate un attimo. Questo è il quadro. Adesso partiamo da Giussi, Giovanni. Partendo da Giussi, sì. Questo è il quadro che c'è. Dove sta la verità tra queste due posizioni di cui dicono i giornali catalani? E il Barça, secondo te, sapendo che la nostra giunta direttiva sta lavorando solo per riportare Neymar, perché ha mollato tutto il mercato e la dimostrazione è delitta la Juventus, che può succedere, Giussi, nei prossimi giorni? Allora, sul caso Neymar, io penso che ora come ora possa succedere tutto come possa succedere il nulla, nel senso che ogni giorno escono almeno 10 offerte che il Barcellona avrebbe fatto
al PSG. La realtà è che un'offerta ufficiale, vera e propria, concreta, non c'è stata, anche perché si vocifera che il Barcellona si sia anche informato attraverso dei medici sulle condizioni della caviglia di Neymar, perché ricordiamo che la caviglia destra di Neymar si è infortunato già due volte, l'anno scorso si è operato, quest'anno no, e i medici non sono stati così ottimisti, hanno detto guarda, lui non si è operato quest'anno e c'è il rischio di una frattura. Di conseguenza c'è anche questo da dover considerare, che il giocatore, un po' come un TT, non è proprio al 100% in condizioni. Se questo arriva e si frattura la caviglia, tu praticamente ti sei rovinato. Allora, se vuoi, io ti posso elencare tutte le offerte che sono state fatte, partendo da AS, che se ne è uscito con 40 milioni più Coutinho e Dembélé, offerta che tra l'altro ho detto che era ridicola per lo Sheikh, quando poi secondo me non è affatto ridicola un'offerta del genere, però vabbè. Addirittura AS parla di un prezzo di 300 milioni per il brasiliano, perché il PSG vorrebbe recuperare i 222 milioni cash. Ci sono poi altre offerte, come Catalunya Radio, che informa che l'offerta non era 40 milioni più Coutinho e Dembélé, ma 40 milioni più Coutinho e Umtiti. Offerta rifiutata perché il PSG ha ufficializzato in questi giorni l'arrivo di un altro centrale, di Diallo, dal Borussia Dortmund, e quindi adesso ha praticamente la difesa chiusa, perché ha 5 centrali in rosa e non ne ha bisogno di un altro. Per l'Equipe invece l'offerta era di 40 milioni più Coutinho e Rakitic, quindi guarda, un'offerta è stata trasformata in tre modi da tre giornali diversi. Il PSG invece di 40 milioni vorrebbe altri soldi, vorrebbe almeno 90 milioni più Coutinho e Rakitic, quindi una valutazione di quasi 400 milioni si potrebbe fare in questo caso di Neymar, considerando che dai 90 milioni Coutinho lo valuti già sui 100-120, Rakitic sui 60, lo paghi davvero 300 milioni in Neymar. Poi c'è Sky Germania, che dal nulla se ne esce con un'offerta di 100 milioni più due giocatori. Allora, il Barcellona a tale cifra non ci può arrivare, perché comunque ha acquistato Griezmann, ha acquistato De Jong, ha acquistato Neymar, Neto, ha speso 230 milioni soltanto per questi tre giocatori, e non può permettersi una spesa di altri 100-120 milioni per un solo giocatore. Se il PSG accetta questa proposta di Sport, cioè prestito con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto pagabile nel 2020, allora io ti posso anche dire settimana prossima che magari chiudono, ma vedendo le relazioni che ci sono tra PSG e Barcellona, che sono operazioni che sono relazioni nulle, perché non scorre buon sangue col Barcellona, che ha cercato più e più volte di acquistare un giocatore dal PSG. I più recenti sono stati Verratti e Di Maria, e Verratti Marquinhos rinnovò cifre altissime. Marquinhos, il caso Verratti fu incredibile, un giocatore che praticamente non sapeva più come dire, voglio andare al Barcellona, alla fine il PSG giocatore che ha cambiato, gli offrì un contratto, un giocatore, scusa Giussi, perché la storia la conosco per bocca del suo ex agente. Del suo ex agente, che la gente parte, c'erano a Mallorca felici e contenti, uno va a Parigi, l'altro va a Roma per fare le carte per andare a Barcellona, e quello a Parigi cambia procuratore e il procuratore. Questa storia Giovanni la conosce, che poi è un abruzzese abbastanza pacioccone, diremmo a Roma, uno che senza di lui forse Verratti stava, non so, sarebbe diventato non un calciatore. Via telefono gli è stato comunicato che non era più il procuratore di Verratti. Il PSG ci dovrebbe fare un favore a noi di accettare il pagamento l'anno prossimo di Neymar. Assolutamente. Giussi, su Rakitic, dice Thiago Motta, avalla il suo traspasso al Paris Saint-Germain, e dice Motta, non so se Rakitic verrà o se vuole venire, ma veramente è un grande calciatore, è intelligente, ha tante qualità e esperienza totale, è abituato a giocare grandi partite. Se il Paris Saint-Germain, e nel Paris Saint-Germain non avrebbe bisogno di dover aspettare di adattarsi, perché è una scommessa sicura. Però allora, i due giocatori secondo me che
hanno più possibilità di andare sono Coutinho e Rakitic, perché comunque Coutinho davanti qualcuno deve uscire, e l'indiziato numero uno è Coutinho. E anche a centrocampo ci sono poi, ci sarebbero troppi giocatori importanti, troppo affollato, sì, che vorrebbero giocare. E a questo punto hai appena fatto un investimento su De Jong, che è un investimento di 75 milioni, devi fare un sacrificio di vendere Rakitic. Lo fai, perché altrimenti tu crei anche un tappo su De Jong e sui canterani, che sono i vari Alegna, Puig e chi verrà dopo. Hai fatto un investimento, adesso devi fare un sacrificio. Il sacrificio al centrocampo si chiama Rakitic. Quindi magari io posso anche capire che vengano inseriti loro due, non mi sembrano reali le possibilità un TT, proprio perché il PSG adesso ha 5 centrali, perché noi ne abbiamo contati 4, quindi mi sembra un po' difficile, così come attualmente mi sembra difficile Dembélé, perché lui non vorrebbe andare via, il Barça non vorrebbe cederlo. No, il Barça ha detto che non si vende. Capito, però insomma, non è che uno può avere in rosa Messi, Suarez, Neymar, Griezmann, Dembélé, cioè, no, evidentemente no. Insomma, la PlayStation è una dipende cosa, il football reale è un altro. Il calcio, il campionato. Dai, su, sì. Adesso. Dipende tutto. Ma io infatti spero che questo non avvenga. La cosa che mi dà più fastidio è che la nostra giunta direttiva stia lavorando da mesi su questa cosa, e questo è il grave errore che verrà imputato ovviamente a questa giunta direttiva. Giovanni, allora, a questo punto il Barça non è più, come dicevamo, il principale candidato di Neymar, per tutto quello che abbiamo detto, o alla fine secondo te l'unica opzione che ha il Paris Saint-Germain per darlo via è il Barça? No. Guarda, allora faccio un passo indietro, perché prima, facendo i conti della serba, diciamo, ho dato un'informazione non corretta, e riprendere l'informazione corretta ci aiuta a fare il ragionamento. Allora, Neymar guadagna 36,8 lordi. Ah, lordi, ok, quindi, benissimo. Quindi 20 netti. Ok. 36 lordi significa che l'ammortamento è, cioè, allora spieghiamo come funziona. Sì. Il calciatore ogni anno, cioè che ne so, c'hai 5 anni di contratto, ogni anno di contratto viene messa la cifra lorda sul bilancio della squadra. Quindi se tu c'hai 5 anni di contratto, Neymar 2 l'ha già, come dire, scontati. Quindi significa che del suo valore assoluto devi scalare gli anni che gli hai dato di stipendio. A Neymar il Paris Saint-Germain ha dato 36,8 milioni per il primo anno, e diciamo è quasi arrivata a completare la seconda tranche, quindi diciamo che voto per pieno circa 70 milioni. Dai 220 milioni di euro che vale Neymar vanno scalati questi 70 milioni, quindi il valore arriva intorno a 150 milioni, poi chiaramente il Paris Saint-Germain ci mette il ricarico sopra, quindi te ne chiede 150-170, quindi dobbiamo partire da questo assunto, cioè per portare Neymar in qualunque dei club a cui Zavi lo sta proponendo, il club deve cacciare tra i 150 e i 170 milioni, e qui entrano in ballo tutti i ragionamenti che faceva Giusi, cioè chi può mettere il Barcellona sul piatto, chi può mettere la Juve sul piatto, chi avrebbe potuto mettere il Bayern Monaco sul piatto, anche se ormai sta molto sullo sfondo. E torno alla prima battuta che ho fatto: la Madonna Pellegrina gira gira, poi però non è detto che trova il piedistallo. Allora io a oggi, se devo scommettere 50 centesimi, dico che Neymar non si muove da Parigi, perché non trova un acquirente adeguato a fare la trattativa. Se si deve aprire un ragionamento, appunto si apre con Juve e Barcellona, che a oggi sono le uniche che hanno giocatori di valore importante da mettere sul piatto come contropartita. Faccio un esempio: se Zavi, quando è andato a parlare con gli intermediari della Juve, ha detto mettiamo sul piatto Dybala, stiamo parlando del fatto che la Juve a questo punto deve cacciare un'ottantina di milioni, quindi più o meno quello che ha pagato De Ligt. Però tu ti puoi immaginare ovviamente che impatto avrebbe sulla Juventus il cambio Neymar e Dybala. E devi considerare una cosa:
il cosiddetto decreto crescita del governo Conte, sì, che è la cosa che ha favorito il passaggio di De Ligt alla Juventus. Perché? Perché il decreto crescita del